Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. Con il patrocinio del Comune di Orvieto, il 22 e 23 ottobre scorso, nella sala del 400 di Palazzo del Capitano del Popolo, si è tenuto il convegno nazionale sul tema Costruire la salute, ruolo degli operatori sanitari nella promozione della salute, terza edizione di Guadagnare Salute, promosso ed organizzato dalla Regione Umbria, Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, in accordo con il Ministero della Salute. Tra gli obiettivi del convegno, condividere strategie concordate in ambito regionale e locale tra diversi soggetti per favorire la messa a regime di interventi per la prevenzione e la promozione della salute, identificare azioni di promozione della salute realizzate in diversi contesti, scuola, lavoro, servizi sanitari, comunità locali ed infine evidenziare la necessità di disporre di strumenti di valutazione della sostenibilità e dell'efficacia degli interventi proposti. Siamo molto contenti di essere qua a Orvieto oggi. Oggi e domani diventa il centro di Guadagnare Salute, il punto di incontro di circa 700 tra operatori sanitari e altri interlocutori che devono contribuire alla salute degli italiani. In due parole, che cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo sanitario si è reso conto che la maggior parte dei problemi di salute nascono fuori dall'ambito sanitario e quindi gli operatori sanitari stanno imparando il modo in cui interloquire con altri importanti settori quali la scuola, le comunità, la parte sanitaria vera e propria, il mondo del lavoro, perché la costruzione della salute, anche la salute individuale, non viene fatta a livello di singolo individuo, dobbiamo costruirla insieme e il sottotitolo dell'incontro qua a Orvieto si chiama proprio Costruiamo insieme la salute, che è un bene sociale oltre che individuale, e tutti insieme con modelli di comportamento un po' diversi possiamo certamente migliorare la salute degli italiani. La manifestazione ha visto un convegno scientifico articolato in 5 sessioni, per ognuna delle quali è stata prevista una relazione introduttiva seguita da 4 comunicazioni orali selezionate tra gli abstract presentati. Gli eventi satelliti previsti la mattina del 22 ottobre sono stati organizzati su tematiche inerenti al convegno scientifico per favorire il confronto tra gruppi differenziati di operatori. Sono stati inoltre realizzati spazi espositivi, uno dedicato alla presentazione di esperienze e materiali realizzati in ambito di promozione della salute, un altro per la presentazione di produzioni audio-video realizzate nell'ambito di programmi educativi e di campagne di informazione sulle tematiche inerenti ai setting del convegno, quello dedicato ai poster scelti tra gli abstract presentati dai partecipanti iscritti alla manifestazione. A confrontarsi sui criteri di intersettorialità, sostenibilità ed efficacia dei programmi e delle iniziative di prevenzione e promozione della salute realizzati in 4 distinti setting di intervento, scuola, ambiente di lavoro, sanità e comunità locale, policy da adottare. Sono stati chiamati nella 2 giorni orvietana gli operatori sanitari, i partner istituzionali, le imprese, gli esponenti della società civile e tutti i protagonisti delle comunità locali. Accanto a numerosi rappresentanti istituzionali di livelli nazionali e regionali, sono stati presenti prestigiosi relatori nazionali ed internazionali. La nostra regione e gli operatori dei diversi settori, dei diversi servizi della nostra regione hanno partecipato con impegno e sono presenti in un numero importante a questa iniziativa, che rappresenta in particolare per le regioni, in questo momento in cui si sta completando il percorso del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione, un momento importante per fare il punto sulle molteplici iniziative e le riflessioni più puntuali sulle iniziative che sono state messe in campo in questi anni e che dovranno trovare spazio e continuazione nel nuovo Piano della Prevenzione nell'ambito di Guadagnare Salute. Nell'ambito di questo convegno, con il centro di formazione interregionale luoghi di prevenzione che ha sede a Reggio Emilia nella nostra regione, abbiamo colto anche l'occasione per organizzare un seminario satellite per la presentazione di un percorso integrato tra regioni e istituzioni e università per quanto riguarda il percorso e l'innovazione nel campo della formazione figure che possano supportare il percorso di guadagnare salute, di promozione della salute con una innovazione, con metodi innovativi
nel campo della formazione anche a distanza che possano integrare le competenze e le professionalità delle diverse regioni e delle diverse università per creare operatori in grado di promuovere la salute e fare guadagnare salute. Il convegno fa seguito a quelli già tenuti a Napoli nel 2009, a Venezia nel 2012 e è di particolare rilevanza in quanto è rivolto a quanti operatori sanitari e non sono impegnati a favorire lo sviluppo di iniziative in tale ambito. Il convegno, a cui sono intervenuti circa 700 professionisti provenienti da tutte le regioni d'Italia, è stata l'occasione per fare il punto della situazione in materia di promozione della salute e prevenzione primaria, configurandosi quale momento di aggiornamento attraverso la circolazione delle conoscenze e delle esperienze realizzate negli ambiti locali. Come è noto, il programma Guadagnare Salute, rendere facili le scelte salutari, è stato approvato dal governo il 4 maggio 2007 in accordo con le regioni e le province autonome, costituisce la strategia adottata a livello nazionale per promuovere la salute come bene pubblico attraverso l'integrazione di azioni che competono la collettività e quelle di cui sono responsabili i singoli cittadini. La salute in tutte le politiche è il quadro di riferimento entro il quale il programma Guadagnare Salute si è sviluppato per prevenire le patologie croniche e promuovere la salute secondo una prospettiva life course. Nelle precedenti manifestazioni di Napoli e Venezia, l'attenzione era stata focalizzata rispettivamente sui sistemi di sorveglianza di popolazione e sugli aspetti metodologici ed organizzativi degli interventi di promozione della salute. L'edizione 2014 è stata ispirata invece alla costruzione sociale della salute, che promuove la salute come un valore da cui non si può prescindere anche in settori diversi da quello sanitario, protagonisti e corresponsabili insieme alla sanità. Gli operatori sanitari assumono infatti il ruolo di catalizzatori degli interventi di prevenzione e promozione della salute, intercettando le attività di settori differenti da quello sanitario e costruendo coesione sociale sostenuta da una rete di azioni sinergiche e integrate. Sono state due giornate interessantissime. Credo che il principale motivo di interesse è il successo in termini di partecipazione. Non ci si attendeva così tante persone, sono venuti in tanti, ma soprattutto hanno voluto parlare in tanti, nel senso che il numero di poster che sono arrivati al Comitato Scientifico è stato un numero elevatissimo e ha mostrato anche una forte crescita rispetto alle edizioni precedenti, crescita in termini di qualità, in termini di quante cose vengono fatte nei diversi territori italiani, e di questo credo possiamo essere tutti soddisfatti, contenti e anche un po' orgogliosi. Certo che le sfide aperte e lanciate da questo convegno, da questa manifestazione sono ancora tantissime e dunque si evidenzia il lavoro da fare. Prima fra tutti, come è stato detto e ribadito più volte, è cercare di far arrivare i temi della prevenzione e della promozione della salute ai principali decisori, in modo tale che non siano le cenerentole della salute pubblica italiana, ma siano dei protagonisti, perché solo se ci sarà più promozione della salute, più prevenzione, che si potrà avere un livello di salute migliore nel paese e anche forse si spenderà di meno, visto che questa è sempre l'attenzione e la preoccupazione. Allora, questi due giorni ad Orvieto sono stati molto importanti per il mondo della salute pubblica e della promozione della salute. Le regioni si sono incontrate e hanno discusso su quelle che fossero che sono le migliori pratiche per costruire la salute nella società. Naturalmente in questo abbiamo lavorato insieme all'Istituto Superiore di Sanità, proprio perché è per noi assolutamente importante l'idea che la salute, pur essendo un bene primario iscritto nella nostra Costituzione, non è il solo appannaggio del sistema sanitario, ma al contrario può essere costruita soltanto assieme a tutti gli altri. Per tutti gli altri intendo per esempio la scuola, gli enti locali, ma anche le associazioni imprenditoriali, ma anche i sindacati per quanto riguarda il mondo del lavoro, ma anche per esempio tutto l'associazionismo. Non a caso queste due giornate dedicate a costruire la costruzione esattamente sociale della salute nella egida di Guadagnare Salute, cioè della promozione dei sani stili di vita, è stata preceduta da una giornata sempre qui ad Orvieto della UISP, che è quell'associazione
che promuove lo sport per tutti, quindi l'attività fisica per veramente tutti, dai bambini agli anziani, avendo una particolare attenzione anche ai disabili e alle persone più umili che magari in questa condizione economica trovano difficile trovare, come dire, spazio e anche tempo da dedicare all'attività fisica. Tutto ciò per noi è molto importante perché diventa anche, è diventato uno dei principi in base alle quali dovranno essere scritti e le regioni si accingono a scrivere i nuovi piani regionali della prevenzione, che questa volta saranno quinquennali, quindi saranno uno strumento di programmazione molto importante che dovrà essere costruito tenendo conto di alcuni principi. Uno, il più importante, è questo della costruzione sociale della salute, l'altro è quello della lotta alla diseguaglianza, e noi tecnici sappiamo bene come poi le condizioni economiche e l'attuale situazione di crisi, della quale peraltro si è molto parlato negli interventi in questi due giorni, finiscano per condizionare i comportamenti e anche lo stile di vita. Per esempio, che cosa mangiamo, o addirittura, e sembra assurdo, il consumo di alcol e il fumo, che sono, sappiamo, due determinanti negativi che influiscono sullo stato di salute. Per cui confrontarci è stata un'occasione assolutamente importante, individuare quali sono le migliori pratiche e naturalmente copiarle, cioè riprodurle sul territorio nazionale, è stato per noi altrettanto importante. Il Ministero ha promosso questa importante iniziativa di Orvieto, in cui il focus è centrato sulla promozione della salute secondo un concetto ed un approccio intersettoriale che promuova anche le comunità locali, che sono un partner importante per la salute. Le comunità locali possono promuovere la responsabilità dell'individuo verso la salute, ma anche la responsabilità delle istituzioni, perché la salute non è più appannaggio del sistema salute unicamente, ma di tutta la società, di tutta la comunità. E oggi in particolare l'interesse si è focalizzato sul setting scuola. La scuola ha un ruolo molto importante nella promozione della salute, è deputata a produrre salute e quindi a promuovere scelte salutari fin dai primi anni di vita, e anche sul setting lavoro, perché la promozione di sani stili di vita sul luogo di lavoro contribuisce alla salute migliore per tutti gli individui. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio, torna puntuale tra un'ora.